Buongiorno, molto ricco oggi il quadro informativo da Borsa Italiana. Stellantis diventa sempre più francese, via i tagli in Italia. Focus della verità, pagina 19. Sul dominio francese e sulla cura della ditta Tavares nel nuovo colosso automobilistico che ora prevede risparmi su servizi, forniture e mense, nonché la possibile vendita del gioiello di Comau. Generali prepara il doppio dividendo nel 2020, record di utile operativo, così titolano il Milano Finanza, il Sole 24 a pagina 12, il Corriere a 33, il Messaggero a pagina 14, la Repubblica a pagina 23, ma anche la Stampa a pagina 18, il Giornale a pagina 20. Il colosso assicurativo pagherà la seconda tranche di 0,46 euro sul 2019 e di 1,101 euro sul 2020, avendo chiuso l'ultimo esercizio con un risultato operativo record di 5,2 miliardi. L'intero monte dividendi ammonta a 2,35 miliardi, 224%. Il solvency ratio del gruppo conferma la grande solidità patrimoniale. Intanto il CEO Donné conferma il target 2021 e avvia i lavori per il nuovo piano in cui spunta l'assenso alla merger acquisition. Numeri eccezionali a fine anno. Sarà pronto il nuovo piano. Le acquisizioni non sono un obbligo, solo se ci saranno opportunità. Sono molto soddisfatto dell'asse con Cattolica. Alma Wave brinda all'esordio in borsa. I titoli del gruppo attivo nel campo dell'AI e della Big Data hanno fatto registrare ieri al debutto sull'AIM un prezzo di 4,7 euro, superiore di quasi il 13% rispetto al valore di collocamento di 4,25 euro, per poi chiudere a 4,56 euro più 7,3%. Soddisfatta l'amministratore delegato Valeria Sandei, che ha ricordato come il processo di quotazione garantirà un nuovo impulso al nostro percorso di crescita in Italia e all'estero e aprirà nuove prospettive per consolidare la nostra posizione competitiva e sostenere gli investimenti in competenze, talenti e ricerche. Informazione più completa sul Sole a pagina 13 e su Milano Finanza a pagina 15. Autogrill. Le limitazioni alla mobilità da lockdown si riverberano sui conti Autogrill, che ha chiuso il 2020 con una perdita di 479,9 milioni e ricavi in flessione del 60% anno su anno a 2 miliardi. Effetti evidenti anche sulla redditività con l'EBITDA e l'EBIT, che chiudono l'anno in forte flessione rispettivamente l'EBITDA a 155,3 e a l'EBIT meno 515,8 milioni, mentre la liquidità a fine anno era di 600 milioni. Approfondimento su Milano Finanza e sul Sole. Diasorin, balzo del fatturato grazie al Covid. Gli USA valgono oltre il 40%. Sole a pagina 15, Milano Finanza a pagina 7, ricavi a 881 milioni più 25% con il business molecolare, utili su del 41% a 248 milioni. Le incertezze post-Covid pesano sul settore, il titolo chiude in calo del 6%. Banca Sistema ha chiuso il 2020 a livello di capogruppo con un utile netto di 25,7 milioni. Il CDA proporrà ai soci, assemblea del 30 aprile, di mandare a riserva il 75% dell'utile e a dividendo l'importo residuo corrispondente a 0,08 euro per azione. La somma dei dividendi riferiti agli esercizi 19 e 20 porterebbe il totale del monte dividendi 19-20 potenzialmente distribuibile a 13,92 milioni, corrispondenti allo 0,173 euro per azione. L'assemblea sarà chiamata a deliberare su questo ad una data successiva al 30 settembre 2021. Credem torna alla cedola. Cedacri, 39,3 milioni di plusvalenza lorda, Milano Finanza a pagina 9 e Messaggero a pagina 18. Nexi, balzo di Nexi nel 2020. Il colosso guidato da Bertoluzzo ha registrato un incremento del 140% nei pagamenti con smartphone in negozio, trainando di fatto la crescita di un comparto che in Italia, secondo i dati diffusi dal Politecnico di Milano, è aumentato dell'80%, raggiungendo un valore vicino ai 3,5 miliardi. Per approfondimenti a pagina 14 del Messaggero. B.
incrementa il dividendo a 4 milioni. Milano Finanza, pagina 11 e pagina 13. 2020 positivo per B, che è riuscita ad accrescere nei volumi su tutti i più importanti clienti. La società guidata da Stefano Arkeman ha reso noti ieri i conti dello scorso anno, chiuso con un valore della produzione passato da 152,3 a 178,8 milioni. E chiudiamo con Eni Cassa Depositi e Prestiti Rinnovabili, alleanza tra Eni e Cassa Depositi e Prestiti Equity, sul Sole a pagina 8, Repubblica a pagina 22, Corriere a pagina 33, Giornale a pagina 20. 800 investimenti cumulati e il livello di investimenti cumulati nel quinquennio che la John Wantour è intenzionata a mettere in pista per spingere la produzione di energia verde. La direzione l'ha tracciata l'accordo di collaborazione nel marzo 2019 che sanciva un asse tra Cassa Depositi e Prestiti e Eni per iniziative congiunte nell'economia circolare, nella decarbonizzazione e le energie rinnovabili, mettendo a forte comune l'espertise e la solida rete di rapporti che la Cassa ha costruito con le imprese, la pubblica amministrazione e le competenze industriali, tecniche e commerciali del cane a sei zampe, anche tramite le sue modalità controllate. Bene, buona giornata a tutti e ci vediamo il prossimo lunedì. Buona giornata.